Ciao a tutti ragazzi, sono Cielo Fisis e questo oggi siamo qui in questo nuovo video di Terraria. Ma che cosa è successo? Un casino ragazzi, davvero un casino allucinante. Per prima cosa metto questo. Allora, nei scorsi video abbiamo esplorato sottoterra, abbiamo trovato degli occhi di Cthulhu che un giorno evocheremo. Ho continuato a scavare, ho trovato il Thorium, il boomerang magico, che è spettacolare. È un boomerang magico che brucia, non so perché. Uffa. Comunque, il gioco si è aggiornato. È stato orribile. Davvero, per prima cosa tolgo questa ghianda da qui, guarda. Perché poi qua ci volevo fare la casa. Il gioco si è aggiornato, ho dovuto prendere un backup vecchio del gioco, nel quale non abbiamo neanche l'incudine di Thorium. La casa c'era, ma l'ho distrutta perché quest'oggi la rifaremo più grande. E su questo facciamo la casa più grande, per prima cosa. Tutte queste cose qui le togliamo, anzi, guarda. Piglio questa. Visto che ci sono, faccio di nuovo l'incudine di Thorium. Non si può fare. Ah, sì, eccola. Thorium Envy, bene. Ho scavato e ne ho trovato tantissimo di più, ma poi vedremo. Ho incastrato lì sotto il tizio, Garrett. E lì c'è un pesce. Molto, molto interessante. E ho preso molto legno. Perché adesso facciamo due case, non due cose, due case, alte più o meno così, due case facciamo, quella per gli NPC sotto e poi la mia di sopra. Adesso facciamo quella di sotto logicamente con il legno. È caduta una stella cadente, aspettate che voglio prenderla assolutamente, mi serve un casino adesso. Allora, ho scavato un po', ho trovato anche questa gemma del quarzo che aumenta un po' la vita, ma non è niente di che alla fine. Almeno credo. E niente in più. Ho rimesso le ceste lì sotto perché non c'erano ancora. Adesso dovrei anche fare il muro. Ok. Che mettiamo proprio così. E non basta per niente. Posso farne altre? No, devo per forza mettere questa prima. E pareti, ecco qua. Va bene, ne abbiamo 100. Questa modalità automatica è spettacolare, guarda. Fa tutto da solo. Sì, voi non vedete niente perché è buio, però fa tutto da solo comunque. Finito. Oh no, torniamo laggiù, aspetta, mettiamo le torce, va? Beh, fa tutto da solo ma male. Guardate lì. No, io voglio fare il muro, non voglio fare... No, eccolo qui. Ah, che cosa succede? Ok. Scusate. Ok. Abbiamo rimesso questo. Lì c'è uno zombie. E abbiamo finito la casa degli schiavi. No, la casa degli NPC e basta. Adesso ogni casa dovrà avere... Aspettate, togliamo sta torcia. No, allora, dovrà avere un tavolo e altre cose. Però ci penseremo in un altro momento a quello. Adesso facciamo la parte superiore della casa, che sarà invece quella dove sarò io. Per ora mettiamo giusto così. Poi, quando sarà passata la notte con più calma, sistemerò tutto. Ok. Mettiamo le piattaforme e saliamo qui sopra. Ora, io direi di farla con la pietra, la mia, giusto per differenziare un po'. Occhi, dov'è la staffa del potere assoluto? Ah, ci picchia. Staffa del potere. Avevo sentito una stella cadente, ho detto aspettate che vado a recuperarla. E l'ho recuperata, no. Sono ancora qui a sparare agli occhi. Uno è entrato in casa, ma c'è il pesce, se ci penserà lui. Ok, recuperiamo i sassi, cioè la roccia. E facciamo anche questa. 1, 2, 3 e 4. Eccola, quella la recupero, sì, guarda. Oh. Ah, l'occhio! Mamma mia. Muori. Voglio aumentare il mana in questo momento perché la vita già l'ho abbastanza alta. Ah! Ma caspita, essendo... Ah, dovevo dirvi una cosa.
Il mondo, vi ho già detto che si era buggato e ho dovuto quindi recuperare il backup, ma il personaggio non si era buggato, il personaggio infatti è lo stesso, con gli stessi oggetti, ma il mondo è quello vecchio. Quindi se io adesso vado in miniera, trovo i minerali che già ho scavato, e questo zombie c'ha qualcosa di strano. No, niente, era una stellina. Chiuditi. Possiamo farci con questo qui il muro? Credo di sì, il muro di pietra esiste, no? Ok, mettiamo qui la zona del lavoro. Uno. Dove sono gli altri oggetti? Ok, questo. E l'incudine di Thorium. Perfetto, abbiamo tutte le cose che ci servono. Adesso dobbiamo fare il muro, però. Guarda, possiamo fare le cose di Thorium. Allora, dobbiamo fare l'armatura di Thorium. Uno. Mamma mia. Attenzione, due. E gli stivaletti. 3, e ce ne rimane ancora. Ragazzi, abbiamo un'armatura fortissima. Abbiamo 18 di danno adesso, di difesa. E facciamo anche il piccone. È un piccone, giusto? Sì. Sì, sì, è un piccone. Ok. Adesso volevo fare però il muro di pietra, che è questo. Sarà una puntata un po' noiosa questa, eh. Però bisogna pur farla talvolta, cosa del genere. Ora a me sembra abbastanza bella così, a casa. Sì, forse deve andare con più calma, perché si sta mettendo tutto a caso. Benissimo ragazzi, abbiamo completato la casa per ora. Poi in futuro ci metteremo altre cose, ma adesso facciamo un paio di sedie e un paio di tavoli. Ma io già ce ne avevo due, vabbè. Per gli NPC che verranno. Quindi, in teoria dovremmo fare una cosa tipo 1, 2 e il muro, 1. Accenderebbe una torcia, però non so se è abbastanza grande, vediamo. E in più, sono dimenticato che ci vuole anche la porta. Però da qui sotto non possiamo farla, quindi torniamo di sopra. Vediamo un po' la porta. Facciamo un po' anche di queste. Visto che ci sono, mettiamo la torcia qui. E vediamo un po' se gli piace a Garrett. Adesso, housing, Garrett. Non è valido, mi sa che è troppo piccolo. Vediamo se adesso gli piace. Come non è ancora valido, ma dai. C'è la torcia, c'è il tavolo, che vuoi? Sì, c'è andato. Allora, in teoria adesso però bisogna tirarlo fuori da lì. Questo potrebbe essere abbastanza complicato, siccome non sa saltare. Almeno credo. Prendiamo il piccone. Vieni fuori da lì. Ok. Ci sei? Sai uscire? Speriamo di sì. Ok, allora, a quanto pare devono avere bisogno di molto spazio, quindi adesso faccio altri alloggi e ci vediamo dopo. Ragazzi, è arrivato Guri. Boimas anche. Guri, è un cuoco, Ma guarda quanta gente arriva. Allora, 3 alloggi sono abitabili, 4 con quello di Garrett. E quest'ultimo qua invece no, perché è ancora troppo piccolo. La sedia ce l'ho, me ne sono accorto adesso. Ciao, Guri, divertiti. Questo qui è troppo piccolo, purtroppo. Quegli altri lì invece sono tutti abitabili. Questo parla di pesci, eh. Poi andiamo a vedere un pochino che vogliono. Allora, prima cosa ci metterei la sedia. Così. Una torcia. E magari abitabile, controlliamo. Non è valido, infatti. Ah, ingrandiamolo. Sì, ce l'ho fatta. Ho ingrandito la casa. Qui adesso ci può stare un altro NPC. E sopra c'è... Che cos'è? Uno scarafaggio di diamante. Che caspita è? Uno scarafaggio... Allora, questo qui vende una katana. Delle cose... Non mi sembra niente di interessante. Questo invece... Torte, cibo. Ma io voglio vedere lo scarafaggio di diamante. Lo uccido? 1 e 2. Mi ha dato dei diamanti, grazie, mamma mia. Lo scarafaggio di diamanti. Ok ragazzi, direi che per oggi è tutto. Prendo la staffa dei poteri inimmaginabile. E direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.